Il pianista, Varsavia, 1939-1945. La straordinaria storia di un sopravvissuto, Vladislav Spilman. Notturno in do diesis minore. Mi accasciai sulla sedia vicino alla porta della dispensa. Con la certezza di un sonnambulo, avvertii all'improvviso che se avessi cercato di sfuggire a quella nuova trappola, le forze mi sarebbero venute meno. Me ne stavo seduto lì, a gemere, e guardavo con occhi spenti l'ufficiale. Solo dopo un bel po' riuscii a balbettare a stento. Faccia di me quello che vuole, di qui non mi muovo. Non ho intenzione di farti niente. L'ufficiale si strinse nelle spalle. Che cosa fai per vivere? Il pianista. Mi osservò più attentamente con evidente sospetto. Poi il suo sguardo si posò sulla porta che dalla cucina conduceva alle altre stanze. Parve colpito da un'idea. Vieni con me, su. Andammo nella stanza adiacente che chiaramente doveva essere stata la sala da pranzo e poi nell'altra successiva dove accostato alla parete c'era un pianoforte. Mi indicò lo strumento. Suona qualcosa. Possibile che non gli fosse venuto in mente che il suono del pianoforte avrebbe attirato immediatamente l'attenzione delle SS che si trovavano nelle immediate vicinanze. Lo guardai con aria interrogativa e non mi mossi. Lui avvertì i miei timori, dato che aggiunse in tono rassicurante: Stai tranquillo, puoi suonare. Se arriva qualcuno, nasconditi nella dispensa, dirò che stavo provando io il pianoforte. Quando posai le dita sulla tastiera, tremavano. Dunque questa volta avrei dovuto pagare un prezzo per la mia vita suonando il pianoforte. Non mi esercitavo più da 2 anni e mezzo, avevo le dita irrigidite e coperte da uno spesso strato di sporcizia. Non mi ero mai più tagliato le unghie da quando il caseggiato in cui mi nascondevo era andato in fiamme. Non solo. Ma la stanza in cui si trovava il pianoforte era piena di vetri alle finestre, cosicché i meccanismi si erano gonfiati per l'umidità e resistevano alle pressioni dei tasti. Eseguì il notturno in do diesis minore di Chopin. Il suono duro e metallico delle corde scordate echeggiava attraverso l'appartamento vuoto, per le scale. Fluttuava sulle macerie della villa sull'altro lato della strada e tornava indietro in un'eco sommessa e malinconica. Quando ebbi finito, il silenzio parve ancora più cupo e più soprannaturale di prima. L'ufficiale mi guardò in silenzio, poi trasse un sospiro e bofonchiò. Comunque faresti bene ad andartene. Ti porterò fuori città, in un paese dove potrai stare più al sicuro. Scossi la testa. Non posso lasciare questo posto, risposi in tono fermo. Solo in quel momento parve capire la vera ragione per cui mi nascondevo tra le macerie. Sobbalzò innervosito. Sei ebreo? Sì. Se fino a quel momento se n'era stato con le braccia conserte sul petto, adesso le abbassò e si sedette sulla poltrona accanto al pianoforte. Quasi che quella scoperta richiedesse un'accurata riflessione. Sì, beh, mormorò, adesso capisco perché non puoi andartene. Di nuovo per un po' parve assorto in pensieri profondi, poi si girò verso di me per pormi un'altra domanda. Dove stai nascosto? In soffitta. Fammi vedere com'è lassù. Salimmo. Lui ispezionò il solaio con occhi attenti ed esperti. Nel farlo scoprì qualcosa che a me era sfuggito. Un sottotetto di assi sotto la conversa e diresse sopra all'ingresso del solaio stesso. Ad una prima occhiata era quasi impossibile notarlo. La luce in quel punto era molto fioca. L'ufficiale mi convinse a nascondermi lì e mi aiutò a cercare una scala negli appartamenti sottostanti. Dopo che me ne fossi servito per salire, avrei dovuto ritirarla, aggiunse. Finimmo di mettere a punto il piano, quindi mi chiese se avevo provviste. No, gli risposi. In fin dei conti mi aveva colto alla sprovvista proprio mentre stavo cercando del cibo. Beh, non preoccuparti, si affrettò ad aggiungere, quasi vergognandosi di essere entrato di sorpresa. Ti porterò io da mangiare. Solo allora mi arrischiai a fargli una domanda. Non riuscivo assolutamente più a trattenermi. Ma lei è tedesco? Avvampò e in preda all'agitazione, quasi urlando, mi rispose come se lo avessi insultato. Sì, ebreo.
e me ne vergogno dopo tutto quello che è successo. Con un movimento brusco si alzò, mi strinse la mano e se ne andò. Passarono 3 giorni prima che ricomparisse. Arrivò che era sera. L'oscurità era totale quando dal basso udì un bisbiglio. «Ehi, sei lì?» «Sì, sono qui», risposi. Subito dopo mi venne lanciato qualcosa di pesante e finì accanto a me. Tastai la carta e mi resi conto che l'involto conteneva alcune forme di pane e qualcosa di morbido che in seguito risultò essere marmellata avvolta in carta oleata. Misi subito da parte il pacchetto e dissi: «Aspetti un momento». La voce nell'oscurità sembrava spazientita. «Che cosa c'è? Sbrigati! Le guardie mi hanno visto entrare, mi stanno controllando e non posso trattenermi». «Dove sono le truppe sovietiche?» «Sono già a Varsavia, nel sobborgo Praga, sull'altra riva della Vistola. Cerca di resistere ancora per qualche settimana, la guerra finirà al massimo entro la primavera». La voce si azzittì. Non sapevo se l'ufficiale fosse ancora lì o se ne fosse andato, ma a un tratto parlò di nuovo. «Devi resistere! Mi hai sentito?» L'ufficiale venne l'ultima volta il 12 dicembre. Mi aveva portato una provvista di pane ancora più generosa della volta precedente e una coperta pesante. Mi disse che stava per lasciare Varsavia con il suo distaccamento e che non dovevo assolutamente perdermi d'animo perché l'offensiva sovietica era attesa ormai da un momento all'altro. «A Varsavia?» «Sì». «Ma riuscirò a sopravvivere ai combattimenti in strada?» chiesi preoccupato. «Se siamo riusciti a sopravvivere più di 5 anni a questo inferno», rispose, «è evidente che Dio vuole che noi continuiamo a vivere. In ogni caso, non possiamo far altro che crederci».